Ecco, perché non dovresti mai rimanere da solo in una palestra di notte? Siamo nel 2012 e ci troviamo in Texas, Stati Uniti d'America. Siamo in una piccola palestra di provincia e Benjamin, un giovane 24enne, ha appena finito di allenarsi. Sono le 11 di sera e oltre al proprietario, nonché istruttore, ci è rimasto solo lui. Benjamin, una volta preparato e pronto ad uscire con la sua borsa, sentì un urlo terrificante dalla reception. Non fece in tempo ad affacciarsi che notò subito del sangue nel corridoio. Scappò subito fuori nella sua auto, ma fece la macabra sorpresa della figura di un uomo vestito da clown e con una mazza da baseball in mano. Benjamin scappò e chiamò la polizia. Il vecchio proprietario, nonché istruttore della palestra, fu trovato senza vita. Non vi erano tracce del clown, nemmeno delle motivazioni che avessero spinto a questo gesto efferato. Ti piacciono le mie storie? Scrivimelo nei commenti. Se ti piacciono i miei video, seguimi.